Sono le ultime ore del viaggio in Medio Oriente, il primo del presidente americano Joe Biden. Da Jeddah ha annunciato aiuti per $1 miliardo ai paesi del Medio Oriente e del Nord Africa per contrastare la crisi alimentare. Oggi tiene una serie di bilaterali anche con il presidente egiziano Al-Sisi. Di certo, tuttavia, l'istantanea che resterà della missione è il saluto pugno contro pugno col principe ereditario Bin Salman. Voleva essere freddo, ma è risultato troppo confidenziale agli occhi di molti, in primis agli occhi dei colleghi del Washington Post, del giornalista Jamal Khashoggi, trucidato nel consolato saudita di Istanbul. Bin Salman, primo indiziato. A Biden, però, il principe ereditario ha risposto di non essere personalmente responsabile dell'assassinio. Io ho replicato, ha detto Biden, che secondo me lo è. Ha detto di no e ha detto che ha agito contro coloro che lo sono. Poi ho continuato a parlare dicendo che trattare in un certo modo chi si oppone o critica l'amministrazione saudita o quella di altri stati per me è una violazione dei diritti umani. Biden ha anche annunciato che entro fine anno gli Stati Uniti si ritireranno dall'isola Tiran nel Mar Rosso, dove era un avamposto israeliano sull'isolotto di proprietà saudita. Le forze di pace internazionali, comprese le truppe statunitensi, lasceranno l'isola Tiran nel Mar Rosso, dove sono state per oltre 40 anni negli accordi di Camp David. Così si segna un passo verso la distensione dei rapporti tra Riyadh e Gerusalemme. Ma la vera questione al centro del viaggio era l'aumento della produzione petrolifera per calmierare il prezzo dell'oro nero. Riyadh ha consentito a incrementarla del 50%.